Ciao ragazzi, lo sapete, sono a Budapest per gli europei di pallanuoto. Noi di Waterpolo Development stiamo cercando di raccontarvi il più possibile per farvi sentire qui vicino a noi. Però, oltre ai risultati, secondo me è necessario parlare della città che ospita la competizione e della storia dello sport. Lo faremo sempre in modo molto leggero e amichevole. Oggi vi voglio parlare di Bud Spencer. E voi direte, ma Gaia, perché Bud Spencer? Beh, perché forse non tutti sanno che qui in Ungheria, qui a Budapest, amano il nostro Carlo Pedersoli, tanto che hanno fatto una statua in suo onore. Venite con me che ve la mostro e vi racconto qualche curiosità. Eccola qua, come promesso, la statua di Bud Spencer. Siamo sulla Corvin Promenade e questa è la statua completamente in bronzo realizzata da Sandra Tasnadi. Come vedete, lui è vestito da cowboy con una sella in mano. Qui potete vedere la sua firma. E questa è la frase detta da Terence Hill: "Non abbiamo mai litigato". Ma perché Bud Spencer qui a Budapest? Beh, perché negli anni 60-70, in Ungheria, sotto il regime comunista, i film western americani erano censurati. Gli unici film che potevano vedere di questo genere erano quelli di Carlo Pedersoli, di Bud Spencer, e quindi per loro un simbolo di libertà, il classico gigante buono che aiutava i deboli. Inoltre, lo sapete, qui in Ungheria c'è una grande tradizione legata alla pallanuoto e Bud Spencer, fra le tante cose che ha fatto, è stato anche un campione di pallanuoto. Siamo anche riusciti a recuperare una fotografia abbastanza inedita che ritrae Bud Spencer con l'accappatoio di Zermati, un regalo da parte del grande campione ungherese nel suo palmarès, giusto 3 ori olimpici. Ma la pallanuoto era solamente una delle passioni di Carlo Pedersoli. Lui infatti affiancava alla pallanuoto il nuoto. Ricordiamo che è stato il primo italiano a scendere sotto il minuto nei 100 metri stile libero, era il 1950. La sua passione per il rugby, per il pugilato, per le auto da corsa, era pilota di linea, pilota di elicottero. Insomma, un personaggio incredibile. Ma Carlo non era solamente un atleta, era un padre di famiglia, una persona molto religiosa. Aveva frequentato 3 università e parlava ben 6 lingue. Insomma, il grande Bud Spencer è stato, è e resterà per sempre nel cuore di tutti noi, e non solo in Italia.